Ciao ragazzi, ben ritornati sul canale. Come avevo promesso, adesso faccio lo stesso video di come ho guadagnato 400 euro in un giorno col mio canale YouTube che avevo prima e ho costruito la casa dei miei sogni e mi sono trasferito in Filippine e ho sposato mia moglie, insomma. Quindi questa è la casa come era in costruzione, perché era ancora, diciamo, il secondo piano era ancora spoglio. Ho iniziato a vedere proprio la costruzione, come avevano messo tutto questo legname poi speciale che c'hanno in Filippine per le costruzioni. Quindi anche eravamo venuti d'accordo col prezzo e tutto quanto. E quindi potete vedere la rigogliosa vegetazione delle Filippine. Ecco perché ci siamo, comunque abbiamo deciso di venire qui, perché c'è una natura incredibile e anche il costo della vita è una delle cose che piace delle Filippine. Quindi potete vedere che c'erano le scale, inizia a vedersi il pavimento e anche, diciamo, le pareti hanno iniziato a impostare. Questa è la casa come era prima, vedete, a mattoni. Questo è il tetto, la struttura. E quindi qua potete vedere com'era la casa prima, che era molto semplice, spoglia, sembrava una casa in costruzione. Quindi io, diciamo, ho sentito un pochettino di compassione e ho detto, boh, perché c'aveva un canale senza faccia, di questi senza faccia, e la nicchia era arti marziali, perché comunque io sono un istruttore di arti marziali, facevo video solo di arti marziali, Van Damme, Jackie Chan, Bruce Lee. Ecco, questa è la casa, potete vedere, molto spoglia, piccolina poi era. E questo era il sogno che avevamo in testa, di come, perché stavo iniziando a guadagnare 400 euro al giorno, 500 con YouTube, quindi stavamo già iniziando a pensare roba del genere. Quindi abbiamo impostato il secondo piano, si può vedere anche il tetto alla giapponese. Quindi stavamo pensando di fare una super casa con quei guadagni lì. Quindi qua potete vedere gli appartamenti, i lavoratori. E cosa facevo? Io mi alzavo tutti i giorni alle 7 del mattino e editavo 20 video ogni giorno. Ecco, iniziamo a vedere la casa. Gli hanno anche fatto dei plinthi di cemento armato per sostenere il secondo piano. E qua era la casa come era prima, un po' più umile, diciamo, più piccolina, quindi l'abbiamo allargata. Abbiamo fatto un piano cucina, che prima c'era una cucinetta piccola di quelle da campo, poi abbiamo fatto l'elettrico. Praticamente editavo 20 video al giorno, tutti di arti marziali, tutti di famosi, lo faccio anche in questo canale adesso negli short. E con le scale abbiamo iniziato a fare, belline. Quindi eravamo tutti contenti, io ero ancora in Italia, poi con quei soldi io sono riuscito a mandare mia moglie in Cipro a lavorare, quindi lei ha lavorato per 3 anni, sempre con i soldi allo stesso canale. Immaginate quanto mi ha cambiato la vita a me YouTube. Cioè che comunque mi sono sposato, mi sono trasferito, ho trovato il lavoro a mia moglie. Quindi qua potete vedere il colore delle pareti, le finestre, che era più pulita, più grande, più spaziosa, più luminosa. Un'altra casa, praticamente. Quindi mi è rimasto questo ricordo e io spero che questo canale mi salga delle cifre come quel canale là. Spero tantissimo. Ma anche se guadagno 400 euro al mese, va bene lo stesso, con YouTube. Però quel canale mi era diventato un video. Al 600° video avevo fatto 3 milioni e mezzo e avevo 50.000 iscritti, quindi all'800° c'avevo 70.000 iscritti, però purtroppo avevo messo delle musiche con copyright, quindi mi hanno bannato certi video, quindi il canale è ancora aperto, però ho eliminato tutti i video per non farmelo chiudere. Quindi è senza video adesso quel canale, perché avevo messo tutte le musiche super, come se adesso aprite un canale senza faccia, fate un sacco di video e con tutte musiche super virali e della nicchia che piace a voi. Questo è il segreto.
musiche super virali, la nicchia che piace a voi è caricare tanti video, 20 al giorno. Quello è il segreto. Vi alzate alle 7 del mattino e fate video come non avete mai fatto nella vostra vita. E questo a me mi ha permesso di trasferirmi, questo è l'attuale appartamentino dove stiamo vivendo, tutto con YouTube, con quel canale là. Ed ecco la casa, la porta, vedete com'è? Un'altra casa, da qua a qua. Cioè, la trasformazione, capito? Questa era la casa. Questa è adesso. Cioè, è un miracolo praticamente. È successo quella volta là, perché comunque era un periodo che aveva iniziato il coronavirus. Io, siccome ho la mia palestra di arti marziali, che io sono un istruttore ufficiale di arti marziali, quindi avevo i miei allievi, però poi è iniziato il coronavirus, quindi avevano chiuso tutte le palestre e i ristoranti, quindi in una maniera o nell'altra io stavo cercando di lavorare. E quindi mi era venuta questa idea, siccome YouTube in quel periodo tutti avevano la monetizzazione, quindi tu caricavi dal primo giorno, avevi la monetizzazione, quindi ho avuto questa idea, io mi metto a fare tanti video e vediamo cosa succede. Quindi mi alzo alle 6 del mattino, comunque alle 7 ero pronto, bevo il caffè, tutto quanto, alle 6 mi metto a fare il primo video. È andato bene alle 7 e lo carico subito, 7:30 il secondo video, così ogni volta che c'avevo un video lo caricavo. Sicché non ho fatto 20 video e che lavoravo 4-5 ore al giorno, è come se un lavoro part time. Quindi questo tutti quanti l'hanno fatto, iniziare da zero e non vedono i risultati, perché anche io mica vedevo i risultati. Comunque c'è il canale appena aperto, 0 iscritti, nessuno me li vedeva. Piglio e inizio a caricare a più non posso, cercare su Google Trends cosa c'era nel periodo. Quindi ho trovato un film super virale che è di draghi cinesi, che probabilmente lo rifarò qua un video su quel film, che era una storia fantasy di cinesi, che non dico, non spoiler troppo. Beh, come ho fatto quel video, bam, un milione di visual monetizzata, capito? Un milione li ho fatti in 2 giorni, quindi io vedevo primo giorno 400 euro, secondo giorno 500 euro e ho pensato, boh, questo è un miracolo. Ho pensato, come se mi sono sentito come vincere la lotteria. Ho fatto un milione di visual in, e poi il periodo il CPM era alto, quindi probabilmente molti mi vedevano negli Stati Uniti, perché il CPM più alto è degli Stati Uniti o della Germania o dell'Australia. Questi sono i 3 CPM più alti: Germania, Australia, Stati Uniti e Canada, diciamo. Se vi vedono dalla Germania fate anche 50 euro con 1000 visual. E se volete contribuire a questo canale, io metto dei link in tutte le descrizioni dei video. Quei link là sono come AdSense, però sono un altro, si chiama AdsTerra, che mi dà le commissioni ogni volta che cliccate. A me mi dà un, perché è come se state cliccando la pubblicità, però non è come su YouTube che se cliccate troppo poi vi dà spam. Cioè cliccate se vi interessa, comunque se vedete anche la pubblicità o se anche vedete il link in descrizione, quello mi fa guadagnare qualcosina, ma dipende da dove venite. Se venite all'Italia non è che sia chissà quale guadagno, ma se mi aprono il link dall'America o dalla Germania o dal Canada, allora inizia a salire il guadagno. E spero tanto che sia così anche per quelli che stanno guardando questo video, che stanno cercando di capire come fare un canale comunque che vi permetta di vivere.
Quindi a me quel canale là, che si chiamava Worldwide Martial Arts, mi ha permesso di costruirmi la casa. Immaginate uno come si sente. E qua in Filippine comunque ci sono dei vlogger che si sono fatti la casa, sempre con YouTube. Capito? Quindi è per quello che ci sono sempre, metto video, perché so che uno di questi video, non so quando, perché anche quella volta là io non sapevo che poteva diventarmi così. A me non me li vedeva nessuno, poi un video mi è diventato super virale. Quindi questo è YouTube. Io so di persone che hanno caricato un video, non glielo guardava nessuno, c'era 100 visualizzazioni, dopo 5 anni gli ha fatto 33 milioni di visual. Quindi questo è YouTube, che vi può esplodere in qualsiasi momento, perché se voi continuate a caricare un video vi può esplodere. E quindi di non arrendervi, anzi di caricare tanti, tanti video della nicchia che vi piace a voi. Quello è il segreto. E mettere le migliori musiche, cercare su Google Trends e caricarne a palla, spammare ovunque i vostri video. Quello è il segreto che mi ha fatto costruire la casa qua in Filippine e trasferirmi, perché adesso io comunque il costo della vita è basso. Adesso io devo fare il rinnovo per stare in Filippine, e poi ci sono gli YouTube Shorts che dovrebbero alzarmi il CPM, speriamo. E quindi io sto pensando di rimanere in Filippine. Poi se YouTube mi va bene, perfetto. Poi ieri il padre, immaginatevi cosa sono le Filippine, è andato in montagna e c'erano degli alberi e dei pomodori cresciuti spontaneamente, li ha raccolti e ci siamo fatti il pranzo con cavoli verza cresciuti spontanei e pomodorini freschi. Cioè trovi perché qualcuno sempre ci butta qualche seme. Quindi qui in Filippine c'è un terreno veramente, perché c'è vulcanico, quindi come vicino a Napoli, quindi cresce proprio bene. E quindi in Filippine sono, anche se si crede che sia povero, sono in realtà ricchi, capito? Anche se nel mondo si crede che le Filippine siano povere, non è proprio così. C'hanno tanto petrolio, c'hanno 7000 specie di banane, noci di cocco, e si vive bene. Quindi io consiglio a chiunque che abbia un reddito comunque, perché ovviamente trasferirti a cercare lavoro, ma se hai già un reddito passivo, una pensione o una, non lo so, un investimento che è andato bene, è uno dei paesi dove si vive meglio. Perché io sono stato a Cipro si stava bene, però poi c'è la doppia valuta a Cipro. Se vai da turista tutto costa un quarto dell'Italia, ma se fai la residenza là tutto è il doppio dell'Italia. Quindi va bene andare per le vacanze, ma non a vivere. Invece in Filippine si sta bene sia per le vacanze che per vivere, insomma. Quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao.